Cari amici del Borsi e amici di TV Prato, non avete idea l'emozione. Ho fatto la, la, la prima edizione del Borsino Affari di Teatro, la nostra trasmissione che grazie... Alla, a TV Prato, nostra media partner, vi racconterà per tutta la stagione fino a maggio i nostri spettacoli, i nostri eventi. Sarà una cavalcata molto, molto allegra, leggera, attraverso i luoghi dell'intrattenimento eh, godereccio del centro storico, caffetterie e bar e piccoli ristoranti. Perché questo, questa location nelle caffetterie e nei bar? Perché... Il Borsi non è un luogo chiuso, fermo in via San Fabiano, ma è un, un luogo che si muove, che si sposta dentro la città, con voi e per voi. Il Borsi non nel Borsi, il Borsi nella città. La prima location, il primo posto dove abbiamo, abbiamo deciso di cominciare questa nostra avventura nelle caffetterie nei bar del centro storico è in un luogo a me molto caro perché abito praticamente qua sopra. Siamo alla caffetteria del centro in via Rinaldesca angolo via Serlapo Mazzei, davanti al Museo di Palazzo Datini e in compagnia del nostro del mio caro amico Fabio che insieme al fratello Roberto gestisce questo posto. Senti, veniamo subito. Piccola mini storia della Caffetteria del Centro, da quanto siete qua. Siamo qui dal 1987, avevo 14 anni e ah. dopo eh, 34 anni siamo ancora qua. Noi da sempre lavoriamo con chi lavora. E eh. quindi cerchiamo C'è la banca di... qua vicino. C'è la banca, uffici. uffici, ma anche persone che vengono in centro certo, appositamente certo. per certo. venire a trovarci. Io vengo spesso a mangiare qui a pranzo e, insomma... Ecco, cerchiamo di fare le cose buone. Certo. Cose buone, appetitose, senza tanti fronzoli, semplici, però buone. Grazie Fabio, grazie. grazie a Fabio grazie e alla Caffetteria voi. del Centro, grazie. a Roberto... E la sorella. Rita. A e grazie. Ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Allora, la stagione del Borsi. La stagione del Borsi comincia con i corsi del Borsi. È un'attività un di formazione che proporremo tutti gli anni ed è divisa in quattro settori: e i corsi laboratori per adulti e i corsi laboratori per bambini. Ma la novità di quest'anno è un workshop di doppiaggio tenuto da uno dei più importanti doppiatori che abbiamo in Italia. Lui si chiama Riccardo Nisim Onorato ed è la voce ufficiale di Jude Law, The Pope, quello che ha doppiato eh, lo sceneggiato, eh, il, il film di Sorrentino. Il 27-28 novembre dalle 10 alle 17 lui terrà un workshop di doppiaggio al Teatro Borsi, una full immersion in cui i partecipanti verranno messi nella condizione di doppiare loro stessi. Nel nostro sito teatroborsi.it potete trovare tutte le informazioni. Poi c'è un laboratorio per adulti che si chiama Scrivere, che sono diretto da Alberto Di Matteo e sono i segreti e i trucchi per una scrittura, per migliorare la vostra scrittura. Il martedì sera al Teatro Borsi. In poi per un corso che, che conduco io, che dirigo io, che si chiama Leggere il teatro, eh, tutti siamo abituati a leggere i romanzi, ma pochi sono abituati a leggere testi teatrali. Ecco, io cercherò di leggere tre testi di, dei tre grandi classici, cioè Shakespeare, Molière e Goldoni. È un viaggio attraverso una lettura interpretativa, perché... Eh, la lettura di un testo teatrale ti costringe a inventare scenografie, costumi, musica, eccetera, e interpretazione, personaggi e tutto, insomma, una lettura molto creativa. Per finire a fare grandi cose, che è un, un corso per bambini diretto da Chiara Lucianti e eh, Francesca Campigli. Ed è prodotto dalla Brigata Ballerini. E in questo, in questo, per questo fare grandi cose, abbiamo un loro contributo video. C'era una volta. Aspetta, eh. che? che? Meno ora, ora. Ah! C'è oggi. E un... non. Meno, meno. Meno pathos. Benissimo. Ah, giusto. Meno pathos. Si parla di teatro per l'infanzia. Meno pathos. Più concretezza. Più eh? Cose. Fare, fare. 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 Grandi cose. Enormi. Gigantesche. Esagerate. Bibliche. E dove le facciamo, scusa? Qui al teatro Borsi. Ah, e le facciamo con bambini e bambine. Ragazzi e ragazze. Dai 4 ai 16 anni. Fantastico, Francesca. Guarda. Non vedo l'ora. È un progetto di. di ricerca artistica. Ovviamente. A cura? A cura della Brigata Ballerini. E. Cosa? Aggiungiamo anche cosa cerchiamo insieme ai bambini. Quest'anno cerchiamo insieme ai bambini e ai ragazzi e alle ragazze la. meraviglia. Meraviglia. Attraverso le loro attitudini. Proprio così. Talenti. E. divertendosi giocando, imparando con il teatro. Vi aspettiamo, siamo qui, qui, anzi qui. Amici carissimi, questa invece è la, la stagione del borsi. Quest'anno si divide in due sezioni. Gli amici del borsi, che facciamo tutti gli anni e sono dei veri e propri amici che eh, hanno eh, deciso eh, di, di esibirsi al Borsi rinunciando al compenso per aiutare il nostro progetto. Eh, nel mese di ottobre ogni sabato e domenica si avvicineranno quattro spettacoli. Da novembre invece parte la stagione del Teatro Borsi 21-22 che si chiamerà Viva il Teatro. Viva non solo nel senso di è viva, ma viva nel senso di continui a vivere, perché dopo l'anno e mezzo che abbiamo passato di chiusura c'è veramente bisogno di ritornare a vedere e a vivere tutti i teatri italiani. Il teatro fa bene alla salute fa bene alla pelle, fa bene alla testa, fa bene a tutto, ma soprattutto il Borsi fa molto bene. Allora, per gli amici del Borsi abbiamo il nostro primo ospite. Rosina di Santini si innamorò di Brogio e dopo la prima sera e dopo la prima sera Rosina di Santini si innamorò di Brogio e dopo la prima sera di chiese l'odoro e eh, signore e signori, eccoci qua per gli amici del Borsi, Aldo e Filippo Toccafondi, Grazie ragazzi. Grazie, ma solo l'orologio gli ha chiesto. No, e poi dopo andando avanti <ride> si passò alla si passò alla poi ovviamente queste canzoni toscane Ricche di doppi sensi, di, di, di rime, di rime baciate, di terzine, di quartine. Esatto. Di più stiamo, aspetta, stiamo parlando di Filastrocche d'amore e di bugie che inaugura la, la stagione del Borsi con la rassegna Amici del Borsi sabato prossimo il 9 di ottobre alle ore 19.30 novità. Mi raccomando, ogni sabato gli spettacoli non sono più alle 21, ma alle 19.30 e, e domenica alle 17.30, filastrocche d'amore e di bugie, che sono. Che sono? Appunto. Praticamente è, è la musica popolare, siccome è un po' bistrattata. La musica popolare di oggi giorno, no? è una musica di serie B, eccetera, eccetera. Però io la considero come l'atletica leggera per lo sport e la mamma di tutti sport, mm. di tutti, della pallavolo, del calcio, eccetera, eccetera, nella musica, eh, la musica popolare è la mamma di tutti i vari generi. Filippo, tu sei un chitarrista, un chitarrista non, non, non soltanto folk, ma come ti trovi col genere del papà, del babbo? Eh, o, o bere o affogare, nel senso, no, no, <ride> sì, va bene, sì. cioè, è sempre la musica, è, è, è il bello, no, nel senso, la musica cioè ci sono due tipi di musica, la musica bella... Buona e quella sì. poco buona. Che poi, se volessimo adesso fare un po' di cultura, ma sicuramente anche la musica cosiddetta colta, sicuramente certo. ha radici certo. nella tradizione popolare. Eh, la radice, appunto, nella musica popolare. È, è, è lì la massima sì, certo, no? certo. come il blues per quel che riguarda il jazz certo. il rock e tutti gli altri è il certo. nostro blues insomma la, la musica popolare ecco. eh, capito Aldo, Aldo senti allora adesso ci dobbiamo, ci dobbiamo salutare e ti volevo chiedere eh, un, uh, come hai passato questa maledetta pandemia eh, passata è eh, in quella maniera cercando di tirare avanti facendo quello che c'era da fare cercando di evitare Situazioni che potessero creare rischio e per me e per gli altri, e a capofitto a provare a scrivere testi, a cercare di, in qualche modo di utilizzare questo tempo morto, tra virgolette, che poi non si è rivelato almeno per me tempo morto, perché certo, ha dato modo di fare altre cose. Benissimo, allora. Uh, grazie per essere intervenuti in questo nostro piccolo grande spazio per il Teatro Borsi, Filastrocche d'amore e di bugia, sabato 9 ottobre alle 19.30, domenica 10 ottobre 17.30. I biglietti li trovate nel nostro sito teatroborsi.it, oppure venite al Borsi in via San Fabiano dal lunedì al venerdì, ormai oggi è martedì, quindi domani, mercoledì, giovedì eccetera e eh, eh, dalle, dalle, in ufficio dalle 15 alle 18. Ciao, ciao, ciao Aldo ciao e ciao Filippo, ciao Filippo ciao e grazie. E grazie. Bene, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata. Vi ricordo eh, il nostro sito che da quest'anno è completamente interattivo. Nel nostro sito potete comprare i biglietti, avere informazioni sugli spettacoli, iscrivervi ai corsi. E fare la nostra tessera, che vi ricordo è obbligatoria al Borsi, ma è gratuita. Quindi www.teatroborsi.it. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata sempre qui alla Caffetteria del Centro. Ciao.